Adesso Radio Roma Capitale e Rete Sport tornano ad occuparsi dell'app, caro, sì, caro l'applicazione, che... 2 milioni sono quelli, sì, che se la sono scaricata, sono, cioè, ancora nessuno, pochini, cioè, è tanto per un'app normale, ma per questa purtroppo, insomma, ancora si molto doveva, si ancora... deve arrivare al 60%, però ancora si sta, non funziona, no, però, si sta sperimentando in 6 regioni se non sbaglio. Ne andiamo a parlare con il professor Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma, membro del comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità per l'emergenza Covid-19. Professore, buongiorno. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, professore, come sta andando questa sperimentazione dell'applicazione Immuni? Qui c'è un tema di fondo delicatissimo. Cosa succede quando arriva l'alert? Questo è il nodo cruciale. Cioè, nel momento in cui, avendo scaricato l'app, avendo acceso il Bluetooth, io, titolare di un certo cellulare, mi dovesse comparire un alert perché nei giorni precedenti il mio cellulare è stato a contatto col cellulare di un soggetto che poi è risultato contagiato, a quel punto cosa succede dopo l'alert? Perché qui si dice genericamente ci si deve rivolgere alla struttura, all'autorità sanitaria. Ma che significa questo? Che mi fanno il tampone in 24 ore o non me lo fanno? Questo è il tema cruciale. Perché se non me lo fanno in 24 ore, le faccio il pronostico e ci fermiamo a quei 2 milioni, non andiamo oltre, certo, perché nessuno se la scarica l'app con l'idea di andarsene e sentirsi la risposta di una struttura sanitaria che dice stai a casa per 2 settimane. Mi pare che lei ha colto il tema vero, noi ne parlavamo, sì, qualche giorno fa, io pensavo di essere il solito con il pregiudizio, la privacy, no, invece il tema non è la privacy. Poi no, magari... la privacy, esatto, magari, il tema è la funzionalità. Privacy non c'è niente, ma certo che la funzionalità. Ma se io la scarico, professore... È uno strumento che va integrato con la politica sanitaria del nostro paese e delle nostre regioni, tra l'altro questo è un tema che riguarda le regioni, perché poi noi sappiamo che a Roma, quando noi siamo soggetti a rischio, ci rispondo in un certo modo, a Milano in un altro e magari a Verona in un modo diverso. C'è chi ti immediatamente traccia la possibilità che è il contagio, altri ti dicono semplicemente stai accorto a casa e non avere contatti. Oppure, quindi, professore, la posso scaricare anche avendo il dubbio che poi non mi fanno il tampone subito, ma non rivolgermi alle autorità sanitarie nel momento in cui poi ricevo l'alert, se è anonima la, per cui che faccio? Lo prendo come un avvertimento a me stesso e sto un pochino più attento, magari mi trovo delle soluzioni fai da te, non mi rivolgo all'autorità. Ma qui questo è il tema del non aver messo l'obbligatorietà, no, sia in entrata che in uscita, perché l'altro tema era che invece ci fosse una sorta di obbligatorietà nell'utilizzo dell'app e di un'obbligatorietà davanti all'alert di rivolgersi all'autorità sanitaria. Si è lasciata la volontarietà e mi rendo conto che rispetto ai dettami della privacy questo è stato necessario, però a questo punto noi paghiamo il conto di questa volontarietà, sia in entrata che in uscita, e cioè tanto di vedere quanti la scaricheranno davvero e secondo di capire che cosa farà il soggetto, quanto chiamiamo senso civico avrà nel momento in cui arriva l'alert. Ripeto, è strettamente condizionato dal dopo l'alert. Io guardi che sono favorevolissimo a quest'app e le dico subito che ancora non l'ho scaricata, perché se non ne so che cosa succede con l'alert, ma le pare che dopo 55 giorni rinchiusi dentro casa io mi metto altre 2 settimane, anche consideri questo aspetto, che ci saranno un 90% di falsi positivi, nel senso se io sono a prendermi un caffè e c'ho alle spalle un soggetto che è contagiato e ce l'ho alle spalle per più di 10 minuti perché quel mio caffè dura tanto, torno a casa e magari quel soggetto contagiato si va a fare la verifica, risulta effettivamente che è malato, a me mi scatta l'alert, ma io al 99% non ce l'ho il virus perché essendo stato di spalle. E siccome le app e la tecnologia non c'ha una telecamera che vede qual è la nostra posizione, si limita a dire se io sto a meno di 2 metri e se sto per almeno 10 minuti di esposizione. Evidente sono parziali questi elementi e quindi immagini quanti saranno i falsi. Allora io che dentro la mia testa dico c'avevo la mascherina, devo dire non ho mai contattato davvero da vicino qualcuno, è sicuramente un falso. A quel punto non mi rivolgo alle autorità sanitarie. Ma cioè, lei
più o meno sa come funziona, professore. Io per esempio l'ho scaricata, no? C'è il servizio attivo, poi in realtà non è attivo ancora qua, lo sappiamo. Poi se si va su impostazioni c'è questa voce caricamento dati, dove c'è un codice da comunicare all'operatore sanitario, attendi la conferma, dice questa funzione richiede l'assistenza di un operatore sanitario autorizzato, e uno non sa che vuol dire, che devo spingere, che devo fare, c'è questa... No, consideri che l'ha attivato il Bluetooth, perché non basta scaricare ovviamente l'app, no? Deve caricare. Nel Lazio poi non è ancora utilizzabile l'applicazione. No, perché non è ancora tra le regioni che stanno sperimentando. Allora, aggiungiamo, è utilissima anche invece da un altro punto di vista, perché qui c'è un altro simulacro che va un po' così disinnescato, e cioè i nostri dati sanitari sono già dentro i cervelloni delle autorità pubbliche sanitarie, non scherziamo, purtroppo non lo sono in tutte le regioni, ma nelle regioni più virtuose, se qualcuno ha malauguratamente un incidente e arriva in condizioni che non può neanche esprimere il consenso al trattamento, nel terminale con la tessera sanitaria, cioè il codice fiscale, il nome e il cognome, già viene fuori il cosiddetto fascicolo sanitario elettronico, certo, di quel paziente, ed è ovviamente utilissimo, perché salva la vita a quel paziente che magari un farmaco lo ammazzerebbe, perché quel farmaco in quel caso specifico non è indicato perché quel soggetto ha delle patologie pregresse. Quindi stiamo davanti all'idea, che poi si aggiungerebbe anche il dato dell'aver contratto il Covid, che si inserisce dentro una biografia sanitaria già abbastanza cospicua di ciascuno di noi. Quindi questo è un elemento di utilità, ed è il motivo per cui c'è comunque un coordinamento centrale dell'autorità sanitaria, e ci sono anche questi codici che vanno mandati all'autorità sanitaria. Su questo bisogna essere per certi versi anche trasparenti, ma disincantati, e cioè, siccome grazie a Dio in Italia la sanità è pubblica tutta, anche quella convenzionata, significa che abbiamo un sistema sanitario che tutela la salute di tutti i cittadini. Per farlo deve avere i dati sanitari di questi cittadini, non bisogna avere paura. Chiaramente dovremmo avere molta paura se poi questi dati finiscono nelle mani sbagliate, perché, che so, come è capitato all'INPS, a un certo punto non ci sono i presidi di salvaguardia secondo il GDPR, quindi la normativa privacy, arrivano a fare un buco nel sistema e qualche soggetto si prende quei dati, quello sarebbe insidiosissimo. Ma questo è l'unico rischio, non è certo che l'autorità pubblica è lo stesso rischio che abbiamo col conto corrente online in una banca. Esatto, che lì non si c'è prendono dubbio, è lo stesso rischio. E tra l'altro invece in questo sistema Immuni, poiché i dati che noi del contagio, diciamo così, del contatto e quindi del possibile contagio, sono legati semplicemente alla memoria del nostro cellulare, e lì anche se qualcuno riuscisse a intercettare, ne intercetterà 15-30 di contatti, non 60 milioni quanti siamo, e che ci fa con 15-30 dati di soggetti a rischio? Non ci fa niente, non è che ci fa il marketing esasperato. Senta, ma... proporci prodotti sanitari o assicurazioni per la vita o per la salute. Lì il problema vero in questa vicenda, più che la privacy, è l'assicurazione, che non è solo la pubblicità delle assicurazioni verso le persone, ma anche il pagamento dei premi, perché se sono in possesso dei tuoi dati sanitari ti contestano tutto, dice sì è vero tu mo sei morto, ma siccome ci avevi... perché questo è il grande tema, vada nel deep web . E vada a vedere cosa c'è di noi, già là dentro c'è tutto. Poi sa che quello che è digitizzato su Google è l'8% di quello che c'è in rete. Quello che esiste in rete, e l'altro 92% è roba anche purtroppo di non illecito, ma aberrazione. Senta, e lì dentro ci stanno tanti dati nostri che riguardano la salute, e purtroppo se c'è una compagnia sanitaria, scusi, assicurativa spregiudicata, prima di andarci a far stipulare la polizza si fa vedere, va a vedere quali sono le nostre condizioni di salute e aspettative di vita, per essere concreti. Senta, lei sta nel comitato etico, no? Quello specifico del Covid. No. L'Istituto Superiore ha un comitato etico ordinario. Che insomma è stabile. Io sono stato per 4 anni nella scorsa, diciamo, consigliatura. Poi ne hanno costituito un ad hoc per il Covid. Io sono all'interno, siamo 3 giuristi, per il resto sono tutti scienziati. Quali altre problematiche sono emerse in questi mesi?
dal punto di vista della competenza di questo comitato? Beh, consideri, abbiamo prodotto 5 documenti, 2 già sono pubblici e sono sul sito, gli altri 3 sono, li stanno confezionando, ma sono sostanzialmente già varati. Quello sulla sorveglianza va oltre il tema dell'app, perché il tema della sorveglianza riguarda anche il tracciamento, il posizionamento del racconto che viene fatto dai pazienti e quindi anche le politiche territoriali con riferimento al distanziamento, al controllo, il grande tema della sorveglianza che va al di là della privacy. E chiaramente il documento dice momento straordinario, misure straordinarie urgenti, ma dal giorno dopo finita la straordinarietà si torni come prima. Ma quando finisce la straordinarietà dal punto di vista tecnico? Lei l'ha capito? Perché anche questo è un dibattito sì, perché qual è il livello di contagio per cui insomma uno dice non è che puoi continuare, o anche il periodo, successivo a un livello, perché questa rischia di, cioè, la mia sensazione è che sull'emergenza in troppi ci campano. Diciamo, ci sono emergenze ormai diversificate sui territori, no? Noi adesso diciamo la Lombardia ce la prendiamo anche un po' perché capiamo che là i numeri sono diversi, poi scopriamo che ieri a Roma, io sono qui in città, c'è San Raffaele, un focolaio a San Raffaele che può diventare devastante, perché se lì ci sono familiari che se inconsapevolmente se ne sono andati ieri a Fregene e magari hanno contagiato altre 30 persone che stavano a tavola con loro, quindi questo è il tema, che ne basta uno, non è che ce ne vogliono tanti per infiammare il contagio. Quindi il tema dell'emergenza è legato al fatto che fino a che non troviamo un antidoto, cura o vaccino che sia, abbiamo visto che ne bastava uno. Quando i numeri che noi abbiamo adesso, che grazie al cielo sono calanti e bassi, ma nella fase invece crescente già erano numeri che mettevano una paura incredibile, perché sapevamo che quando leggevamo che a Torino sono 13 e già sapevamo che dopo 3 giorni diventavano 50. Allora da questo punto di vista adesso siamo anche psicologicamente, no? Vediamo ridurre, ma ti vale poco a far rialzare la però curva. Professore, su questo scusi, il dubbio proprio dell'ignorante, abbia pazienza. Ma se 30 contagi diventavano 90 2 mesi fa e adesso 30 contagi diventano 35, uno si chiede, no, ma che cosa è cambiato? Cioè, non è che, cioè, quanto ha contato il cambio stagionale nella riduzione del rischio e quanto hanno contato poi sicuramente hanno contato, ma quanto tutte queste misure che sono state prese? Perché se adesso tutti stanno in giro e fanno quello che vogliono e comunque si vede che anche nelle ultime 2 settimane il contagio è contenuto, viene il dubbio che è la stagione che ci sta salvando. Allora, sulla stagione, si figuri, io sono un giurista, non le posso dire, non ho le competenze. Sul fatto delle misure di protezione, e io credo sì che invece effettivamente il fatto che giriamo, io le sto parlando con la mascherina al collo nonostante sia nel mio studio privato o professionale, perché comunque noi qui dentro studio siamo tutti con le mascherine e quindi se c'è, che so, una segretaria che è positiva, limitiamo. Esatto, conteniamo, no? Quindi questo io sono convintissimo con la misura. Il tema è che più andiamo avanti, più i numeri magari non crescono più in modo esponenziale e più io ho 3 figli, una di 20, una di 18 e l'altra di 15, ma la mascherina, insomma, questi giocano a pallone nei parchi, si abbracciano al mare, come facciamo a bloccarli? Allora lì c'è un problema, che più si va avanti e più probabilmente queste misure di protezione vanno a scemare, perché effettivamente sembrerebbe meno virulenta, no? Tutta la vicenda. E invece io credo che fino a che non arriviamo a una condizione, diciamo, di rischio zero, dobbiamo conviverci con questi strumenti, ci dobbiamo convivere proprio per non ricadere di nuovo nel lockdown. Sono d'accordo con voi che c'è chi magari fa un po' di terrorismo perché vuole in qualche modo controllare la nostra società civile, però al di là di questo
fondamenti di realtà ce ne sono tantissimi, anche perché poi vediamo che sta succedendo nel resto del mondo, dove magari stanno un po' indietro o non hanno adottato queste misure, e lì ancora vediamo delle tragedia, scene strazianti, sì. Strazianti. Lì i numeri, pensi in India, ma che i numeri secondo lei sono quelli che stanno uscendo? C'è tutta la questione dell'America Latina, di cui bisognerebbe fare un capitolo a parte. Professore, grazie. Grazie. Certo. A voi. Io mi auguro che su questa cosa dell'alert e di che cosa succede qualcuno se ne stia occupando. Gruppo di lavoro, noi ovviamente l'abbiamo segnalato questo problema nel gruppo di lavoro. Noi abbiamo detto temi privacy non ci sono, l'ha detto il garante, una roba insomma all'acqua di rose. Superato questo scoglio. Adesso il tema vero. Come reagiamo davanti all'allert? Io voglio che reagisco davanti all'allert e davvero 24, massimo 36 ore mi venga fatto il tampone. A quel punto io scarico e da 2 milioni magari diventano 20, ma se non c'è questa possibilità, io che sono favorevole non la scarico, perché non mi ci metto in quarantena nel dubbio che probabilmente ci sono magari, anzi auspicabilmente, poche possibilità che davanti a quell'allert io davvero abbia contratto il virus. Grazie professore, a risentirci presto, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grazie al professor Alberto Gambino.